L'emergenza non finisce quando finisce l'acqua, l'emergenza finisce quando la gente è messa a posto. Al polo tecnologico di Quarrata è un continuo via vai di persone, c'è chi arriva per prendere qualcosa, cibo, prodotti per la pulizia, chi invece per donare. Dalla notte del 2 novembre, quando sulla piana si è abbattuto un nubifragio che ha causato allagamenti e distruzione, si continua a lavorare per le strade del comune. Al polo tecnologico, trasformato in hub per la raccolta e distribuzione di materiali e alimenti, si fa un primo bilancio dell'impegno per le popolazioni in difficoltà. Solo per quanto riguarda i pasti distribuiti nei giorni successivi all'alluvione sono stati oltre 550 i volontari e le persone della protezione civile che hanno dato un pasto ogni giorno. Quasi 300 le persone invece che lo hanno ricevuto a casa, una generosità arrivata da tutto il territorio e anche oltre. Vengono da aziende del territorio, della Toscana, da anche fuori regione. Grazie alla solidarietà di tutte queste persone, da associazioni del terzo settore, che siamo riusciti e riusciremo a distribuire pasti e vivere di prima necessità. In questo momento noi continuiamo a raccogliere generi alimentari a lunga conservazione, continuiamo a raccogliere materiale per le pulizie, perché abbiamo ancora tanta gente che sta finendo di pulire, sta finendo di avere le cose. Se le persone vogliono donare qualcosa, generi alimentari a lunga conservazione, roba per pulizie.